hanno bisogno di tutto. Non soltanto allergologia e immunologia pediatrica, ma anche malattie respiratorie, l'autoimmunità, nutrizione, dermatite atopica e malattie infettive emergenti. Questi i temi trattati durante il 4° Congresso regionale Campania della Società Italiana di Allergologia e Immunologia Pediatrica, intitolato Pediatria e Innovazione, in programma a Napoli presso il Centro Congressi Royal Continental. Il tutto visto dai vari punti di osservazione attraverso un confronto fra docenti e discenti volto a migliorare la aggiornamento e la formazione dei partecipanti. Sentiamo Roberto Bernardini, presidente della Società Italiana Allergologia e Immunologia Pediatrica. Bene, siamo a un buon punto, sono contento di questi eventi come questo che si sta svolgendo oggi a Napoli, perché questi congressi regionali servono sempre di più ad accomunare quello che sono le problematiche epidemiologiche in ogni zona particolare della nostra Italia legato all'allergia e quelle che possono essere i percorsi diagnostici terapeutici per risolverli nel modo ottimale. Argomenti di notevole impatto clinico e interesse per il pediatra, quindi, nei quali la ricerca ha prodotto di recente importanti innovazioni che si riflettono in un miglioramento delle cure dei pazienti pediatrici e del loro approccio diagnostico. Sentiamo Michele Miraia Del Giudice, professore del Dipartimento di Chirurgia Generale Specialistica della Seconda Università di Napoli. Noi in Campania, come Società Italiana di Allergologia e Immunologia Pediatrica, siamo estremamente attivi perché la nostra regione presenta una serie di problematiche dal punto di vista allergologico e dal punto di vista pediatrico, soprattutto legate un pochino, diciamo, alla nostra situazione climatica, ma anche alla nostra situazione dell'inquinamento ambientale. Basti ricordare le emergenze della Terra dei Fuochi, per non andare lontano. Per questo motivo noi come società siamo particolarmente attivi sia, diciamo, nella diagnosi sia nel trattamento di tutte queste patologie che sono sicuramente un problema emergente e crescente, in particolar modo in Regione Campania. Al centro del dibattito il tema della prevenzione con l'apertura di nuove frontiere grazie all'innovazione tecnologica. Sentiamo Luciana Indinimeo, professore aggregato della Sapienza di Roma. Noi abbiamo dei farmaci ottimi, ma i farmaci sono in grado di tenere sotto controllo i sintomi. Con il vaccino, quando funziona per il soggetto che deve essere adeguatamente scelto e l'allergene deve essere adeguatamente, diciamo, provato come causa dei sintomi, allora il vaccino ci cambia il decorso clinico di quel soggetto.